Ciao a tutti e ben ritrovati con un nuovo video. Io sono Francesca, un interior designer e designer. Se questo video ti piace, iscriviti, lascia un like e condividi. Oggi parleremo di una questione che riguarda molti di noi, ovvero come disporre i quadri sulla parete in modo efficace ed elegante. Sapete che l'organizzazione dei quadri può avere un impatto significativo sull'atmosfera di una stanza? Ecco perché in questo video vi mostrerò il mio metodo personale per scegliere i quadri giusti, organizzarli in modo efficace e creare un'atmosfera che rifletta la nostra personalità. Vi darò alcuni consigli e suggerimenti pratici per aiutarvi a creare la vostra disposizione di quadri personalizzata ed unica. Quindi, se siete pronti ad aggiungere un tocco di stile alle vostre pareti, continuate a guardare. Prima di iniziare, è importante considerare alcuni fattori chiave per creare una disposizione di quadri efficace. Il primo fattore è sicuramente lo spazio a disposizione. Bisogna considerare la grandezza della parete e la disposizione degli arredi della stanza, in modo da scegliere la dimensione e la quantità di quadri giusta per l'ambiente. Il secondo fattore da considerare è lo stile e il tema della stanza. Scegliere quadri che si armonizzino con lo stile della stanza può migliorare significativamente l'aspetto e la coesione dell'intero ambiente. Una volta considerati questi fattori, possiamo procedere alla scelta dei quadri. È importante scegliere quadri che ci piacciono e che riflettano la nostra personalità, ma anche che siano complementari tra di loro. Possiamo scegliere quadri di diverse dimensioni, forme e colori, ma che abbiano una qualche connessione tra di loro, ad esempio lo stesso soggetto o lo stesso stile artistico. Una volta scelti i quadri, possiamo iniziare a organizzarli sulla parete. Un metodo efficace è quello di posizionare il quadro più grande al centro e organizzare gli altri quadri intorno ad esso. Possiamo creare un'organizzazione simmetrica o asimmetrica a seconda dell'effetto che vogliamo ottenere. È importante poi considerare l'altezza a cui appendere i quadri. Un'altezza comune è quella degli occhi, ma dobbiamo considerare anche l'altezza dei mobili presenti nella stanza. In generale i quadri dovrebbero essere posizionati in modo da essere facilmente visibili e non troppo distanti dal livello degli occhi. Altra soluzione è utilizzare mensole o scaffali o ancora madie e console per esporre i nostri quadri, soprattutto se non si desidera appendere i quadri direttamente sulla parete. Gioca con la disposizione dei quadri, non limitarti ad una rigida disposizione, sperimenta con l'angolazione, la sovrapposizione e la distanza tra i quadri. Ciò può aggiungere un effetto dinamico interessante alla tua disposizione. Utilizza cornici complementari. La scelta delle cornici può fare la differenza, nel modo in cui i quadri si integrano con il resto della stanza. Seleziona cornici che si armonizzano con gli arredi o che riprendano i colori presenti nella stanza. Utilizza infine quadri per riempire spazi vuoti. Se hai uno spazio vuoto sulla parete o una zona nella stanza che sembra vuota, considera di utilizzare i quadri per riempirla. In questo modo la disposizione dei quadri può anche diventare funzionale oltre che decorativa. Ora vi mostro un metodo che secondo me è molto valido per creare delle composizioni di quadri all'interno di uno spazio. Io vado a utilizzare ad esempio Canva e lo faccio con il servizio Pro, che mi permette quindi di andare a scontornare le immagini, e realizzo la mia composizione, comprese anche le cornici da utilizzare. Dunque, una volta scelte le immagini, utilizzo Canva per andare a scontornarle. Stessa cosa faccio con le cornici che eventualmente penso di utilizzare, e quindi vado ad incorniciare le mie immagini e poi creo una contestualizzazione. Solitamente questa operazione la vado ad effettuare anche per i miei clienti, e quindi gli vado a mostrare come potrebbe risultare in un contesto la composizione eventuale di quadri. Qui vi mostro un altro esempio di ambientazione ed un altro esempio di immagini che ho scelto per realizzare questa composizione. E quindi niente, vado a creare, ecco, la mia ambientazione con
alcuni quadri. E queste immagini, tra l'altro, vi do una piccola anteprima, sono immagini che ho realizzato con realtà virtuale e sono presenti sul mio shop Etsy. Questo è il mio shop Etsy, mi trovate come Fra Virtual Design e qua ho praticamente caricato per il momento queste immagini realizzate con realtà virtuale. Potete acquistare ad un prezzo veramente irrisorio. Una volta acquistata l'immagine potete scaricare il file ad alta risoluzione e stampare l'immagine con il formato che desiderate. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!